Trascorriamo 15 minuti insieme per dipingere un soggetto architettonico in modo semplice e rapido. Solo 3 colori. Anche oggi sto lavorando in studio, ma simulo la situazione di un lavoro in plein air, come se dovessimo dipingere su un blocco da disegno portatile. Ho preparato uno schizzo a matita di questo bel campanile e ora preparo 3 colori, un blu, il giallo ocra e un rosso antico. Sono gli unici colori che userò in questo dipinto, semplicemente variando le miscele. Iniziamo dal cielo. Sto bagnando il foglio cercando di non coprire troppo il campanile, ma non faccio particolare attenzione perché la velatura del cielo non sarà molto coprente e poi è bene che le varie parti del disegno si fondano un po' tra loro, da un risultato più naturale. Preparo una miscela molto diluita di blu e rosso e inizio su foglio bagnato con pennellate tutte nella stessa direzione e, come dicevo, senza aver paura di coprire l'edificio. Sull'area del cielo ancora bagnata, do una seconda passata, solo in alcuni punti per movimentare il cielo. Le pennellate sono sempre nella stessa direzione. Uso inizialmente lo stesso grigiastro di prima, poi cambierò la miscela con prevalenza di blu. Ho lasciato asciugare completamente. Ho cambiato pennello, uso un tintoretto con la punta più sottile, perché questa fase richiede più precisione. Ora sto bagnando accuratamente la muratura più in elevazione, cioè la sola struttura campanaria, questa volta cercando di non uscire dai margini perché i colori saranno vivaci e non dovranno invadere il cielo. Sulle parti bagnate inserisco qua e là il giallo ocra. L'accorgimento essenziale è quello di lasciare in bianco le parti più chiare, seguendo il disegno in modo approssimativo e istintivo. Il giallo sulle parti scure potrà essere eventualmente coperto con tinte più cariche, ma le zone luce devono restare sempre chiarissime. Lavoriamo ancora su bagnato per continuare questa parete. È il turno del rosso chiaro, che si presta bene come rosso mattone antico. È un colore che uso con più parsimonia rispetto a prima, per non appesantire il dipinto. Come vedi, le pennellate sono appena appoggiate perché il colore si espande da solo. Avendo bagnato solo la zona interessata, la tinta non invade la zona fuori dai contorni, ma cola solo all'interno e io la lascio andare più o meno dove vuole. Come sempre, il foglio si trova su un appoggio leggermente inclinato per non far ristagnare l'acqua. È il turno del grigiastro, colore formato dalla miscela di tutti e 3 i colori, che anche qui viene inserito un po' alla volta con un po' di attenzione. In una prima fase seguo più attentamente la foto, cerco di scurire quello che nella foto appare più simile al colore del muro che sto rappresentando. Poi con la stessa tinta, leggermente più densa e marcata, il grigio mi serve per creare le ombre. Il tracciamento delle ombre serve finalmente a tirare fuori la profondità da questo disegno. La terza dimensione esce essenzialmente in questa fase fondamentale del disegno. Le variazioni tonali di questo grigio sono molto importanti perché l'aggiunta di giallo dà un effetto di intonaco e calce che staccano molto bene dal rosso mattone.
Mentre asciuga la base di colore che ho dato sulla muratura, posso dedicarmi a qualche dettaglio come le campane e la croce. Molto semplice questa frase, in cui uso il misto dei tre colori per un grigio scuro, molto denso. L'unico accorgimento è quello di non riempire pedestremente le campane come se le stessi verniciando. Con l'acquerello serve sempre qualche spazio bianco per dare l'effetto del riflesso luminoso. Ora passiamo al paramento murario inferiore, quello posto sotto le campane dove si vedono molte collature di umidità e di ossidazione. Per rappresentare questa massa in forme di macchie, decido di usare nuovamente la tecnica bagnato su bagnato. Quindi bagno la superficie del muro e poi miscelo i soliti tre colori. Anche stavolta nelle miscelazioni alterno il colore prevalente, a volte più blu o più giallo o più rosso, poi anche strisciate verticali col pennello pulito per rimuovere del colore. Traccio gli edifici laterali usando solo il blu di Prussia sfumato verso il basso e comunque molto leggero, in modo che questi elementi rimangano sottotono nascosti rispetto all'edificio principale. Da
questo momento in avanti il protagonista della scena diventa il pennellino sottile. Per la precisione ne userò due, ma solo per praticità. È il momento di creare del dettaglio. Uso sempre gli stessi tre colori e vado a individuare alcune zone come i contorni dei mattoni, le ombre sotto i rilievi, le stratificazioni. Poi ancora alcune scrostature e la sagoma di certe pietre che sono più evidenti di altre. È la parte del dipinto che, come sempre, mi diverte di più, perché è in questa fase che ti rendi conto del buon risultato del quadro. È qui che vengono fuori le forme. Inoltre, è anche la parte più facile, si può pasticciare un po' qua e là senza rischiare di fare grossi errori. Bisogna solo stare attenti e fermarsi al momento giusto, perché lavorare troppo sui dettagli spesso snatura la distanza del soggetto. Deve esserci sempre un equilibrio fra il dettaglio e la distanza di ciò che dipingi. Siamo alla conclusione del dipinto e sono veramente felice che tu sia rimasto a guardare questo tutorial fino a questo punto, perché significa che hai trovato qualche elemento di interesse. Lo scorcio urbano insieme al paesaggio naturale è sicuramente uno dei miei soggetti preferiti, perché dai muri vecchi, dal mattone e dal legno trasmetti con molta efficacia le emozioni che vivi sul posto. Fammi sapere se ti è piaciuto, fammi sapere la tua opinione e mi raccomando, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ti aspetto al prossimo video.